Ben ritrovati, buon giovedì 18 febbraio dell'anno del Signore 2021. Il Papa San Paolo VI, un grande uomo che ha sofferto tanto per la Chiesa, ebbe a dire un giorno queste parole: l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri, lo fa perché sono testimoni. Noi chiediamo allo Spirito che ci renda testimoni del crocifisso risorto. Oggi, che è il giorno dell'istituzione dell'Eucaristia, del sacerdozio ministeriale, vogliamo pregare in modo del tutto particolare per i nostri sacerdoti. Invochiamo lo Spirito. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli nel Cenacolo. Gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri. Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. Rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente e con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze, dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza, dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Rivestili di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Amen. Anche oggi ci mettiamo in ascolto della parola del Signore, quella che la liturgia ci regala, tratta dall'Evangelista Luca, al capitolo 9, i versetti 20, dal 22 al 25. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Mi colpiscono queste espressioni. Il figlio dell'uomo deve morire. Chi perderà la propria vita? Mi fanno pensare ad una parola. Mortificazione, un termine che nel passato era in voga, ora a dir la verità è quasi scomparso, certamente è desueto. Eppure il fare gesti di mortificazione, di rinuncia, gesti che sono atti di umiltà per far morire in me il peccato e crescere nell'obbedienza a Dio, puntando alle cose ultime. Io penso che faccia bene anche a me. Ancora oggi. E poi quel prendere la croce. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Richiama una immagine in particolare della Via Crucis, il Cireneo che porta la croce di Gesù. Ho scelto l'immagine che vedete che è di Luigi Cima, un pittore zumellese delle terre dove abito io, di metà, la prima metà del Novecento, e questa immagine è la Via Crucis che si trova nella chiesa parrocchiale di Villa di Villa di Mel. Ma quante Vie Crucis le conosciamo in tutte le nostre chiese. E ogni volta che guardiamo la croce, noi pensiamo, la croce ci fa paura e pensiamo alla sofferenza. Ma
alla prova, la croce dice la tentazione. Certo, ma secondo me la croce anzitutto è fedeltà a Dio. Ricordo come mi colpì particolarmente l'insistenza proprio sulla croce di Papa Francesco nella prima messa che ha presieduto nella Cappella Sistina con i cardinali appena eletto. Disse così: quando camminiamo senza la croce, quando edifichiamo senza la croce e quando confessiamo un Cristo senza la croce, non siamo discepoli del Signore. La croce è fedeltà, la fedeltà di Dio, ma la croce è anche il segno dell'amore di Dio. Un amore ostinato, sine modo, cioè senza misura, senza moderazione verso di noi. E questo amore di Dio genera la carità verso i fratelli. Non si può essere credenti in Gesù e duri di cuore. Ma la carità, se è cristiana, se è autentica, è concreta, è sempre concreta. E poi è duratura, perché ciò che ha valore ha anche durata. E spesso ciò che dura è proprio perché vale. Nel Cantico dei Cantici, al capitolo 4, c'è questa bellissima espressione, dice: tu mi hai rapito il cuore, dice l'amato all'amata. Sì, Signore, tu mi hai rapito il cuore per insegnarmi dalla croce ad amare Dio e i fratelli e ad amarli sine modo, senza moderazione. Per essere capaci di questo abbiamo bisogno della sua benedizione. La invochiamo con fede. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non dimenticate, con Gesù, paura mai e fiducia sempre. Il Signore vi benedica e arrivederci a domani.